Ma che bomba è la grafica di sta birretta? Eccoci, eccoci! Bella a tutti ragazzi, FedeFB94 qui, bentornati sul mio canale. Dopo più di un anno finalmente abbiamo finito di fare un po' di lavori, un po' di cose, si torna con i video, si torna con i progetti. Come avete visto dal teaser, ho trovato quella tavola mentre stavo sistemando, buttando via un po' di roba in campagna, ho detto no. Questa non può assolutamente andare in discarica. Il legno era buono, qui sopra ci dobbiamo fare qualcosa. Quindi benvenuti nel nuovo progetto Finger Skate Park. Vloggatina per noi, non fate caso al casino che qui dentro è un disastro. In ogni caso, questa è la tavola in questione. Allora, la tavola è messa bene, ma non possiamo costruirci il park direttamente sopra perché è un po' ruvida, bla bla bla. Però, dalla ristrutturazione mi sono avanzati questi pacchi di pavimento. Boom! Pavimento in PVC, quindi perfetto per l'occorrenza. Fra l'altro, pavimento in PVC si taglia con un taglierino perfetto, liscio, incastro, che non si vede nessuna fuga. Con un pacco ci si coprono 2 metri quadri, quindi seconda vloggattina. Sono andato da Eurobrico, ho preso questi stand qui, questi cavalletti qui per appoggiarci sopra il park. Ora vanno un po' sistemati perché ballano, ma sono perfetti. Sono perfetti anche perché l'altezza è l'altezza giusta, mi arriva sopra l'anca, quindi non serve fingare messi così, ma si finga insomma ad un'altezza corretta. Dai raga, partiamo che non vedo l'ora, cazzo! Cazzo ragazzi, la roba più importante, bisogna ricordarsi di proteggersi, mettere sempre i dispositivi di protezione personale. Dopo aver sudato per fare il deficiente, cominciamo a misurare la tavola, a vedere dove mettere i cavalletti simmetrici e a fare gli intagli sotto. Allora, step 1 finito, non ho fatto dei tagli ma ho messo delle viti in questo modo qui, eccolo qua, in modo da creare degli incastri. Adesso si parte a pavimentare. Momento pippone ragazzi, se vi piace questa roba qui lasciate un like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e condividetela nelle storie di Instagram. Chi fa tutti i passaggi riceve un trick in chat. Le lastre hanno questo effetto legno che sembra veramente reale, sembra tipo parquet ma un po' grezzo, sembra ruvido ma vi assicuro che è liscissimo, per fare da base è una bomba questa roba qui. Adesso via a montare sul bordo ragazzi, a tutti questi profilini qui che servono a incastrarsi e a non fare uscire le fughe, vedrete che l'effetto sarà veramente figo. Il taglio è una cazzata, raga. Abbiamo fatto un segnetto con la matita. Adesso, pezzettino di ferro, va bene qualsiasi roba. O anche una squadra. Segniamo con il cutter. Questo fa un taglio netto, perfetto. Sotto c'è un cuscinetto. Incidiamo. Voilà, fatto. Il taglio è una bomba. Adesso basterà ricoprirlo tutto, roba lunga e noiosa, quindi timelapsino. Tutti i pezzi sono stati tagliati, dimensione giusta, adesso bisogna comporlo tutto incastro e poi attaccarglielo sopra. Allora, per attaccarglielo sopra userò una colla americana, adesso ve la prendo.
Eccola qui, ragazzi. Che sia chiaro, utilizzo la colla americana solo per il fatto che c'è scritto americana e non per altro. Comunque l'ho provata anche su altre superfici, attacca benissimo. Qui sotto c'è questa specie di cuscinetto, quindi polimero, roba del genere, vabbè. Chi se ne frega. Allora, questa qui è l'idea dell'effetto finale. Direi non male come base. Perfetta, cazzo. One eternity later. Tempo di posa finito. Adesso togliamo tutto. Il video è finito, ragazzi, so che avreste voluto che durasse altre 4-5 ore, ma è andata così. In ogni caso, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, scrivetemi su Instagram. È il primo della serie sul Finger Skate Park, quindi ci andranno messe rampe, rails e quant'altro. Datemi anche un'idea su che cosa posso metterci su questo Finger Skate Park, come organizzare gli spazi e quant'altro. Un saluto da FedeFB94 e al prossimo video.